Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, le magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più. Buonasera, la città ne parla, torna dopo le feste natalizie per discutere di un problema grave, che è quello dei rifiuti. Un problema che è sotto gli occhi e anche sotto il naso, purtroppo, di tutti noi, e con i nostri paesi, a cominciare da Soverato e da tutto il comprensorio, sommersi da montagnole di rifiuti rimasti a terra per giorni e giorni, con il rischio sempre più concreto di un danno dal punto di vista sanitario e ambientale per i cittadini. Abbiamo con noi questa sera ospiti qualificati, tutti attori, protagonisti o coprotagonisti di questa vicenda. Innanzitutto abbiamo il prefetto di Catanzaro, dottor Antonio Repucci. Buonasera a voi. Abbiamo Antonio Corasaniti, sindaco di Davoli. Buonasera a tutti. Ed è con noi anche Arturo Bova, il sindaco di Amaroni. Buonasera a tutti. E c'è Gerardo Frustacci, il sindaco di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio. Buonasera a tutti. E ci è venuto a trovare, in qualità di esperto della materia, Roberto Stirparo, che è un ingegnere ambientale. Ma prima di discutere con gli ospiti e cercare di capirci qualcosa, guardiamo le immagini estremamente significative con il commento affidato come sempre al servizio di copertina del nostro Giorgio De Filippis. Mentre vago con il mio bel sacchetto, stretto saldamente nelle mani, alla ricerca di un cassonetto che non sia nascosto sotto cumuli di rifiuti di vario genere, io, semplice cittadino, ripenso alla frase di un filosofo del Settecento che diceva: «Il grado di civiltà di un popolo si misura anche da come esso gestisce la propria immondizia». Sono anni che trattiamo temi come la raccolta differenziata, l'apertura di nuove discariche, l'educazione dei singoli. Ed oggi, agli albori del 2013, anno che per i Maya non avrebbe neanche dovuto esserci, le nostre strade continuano ad offrire uno spettacolo triste e degradante. Qui non si vuole porre in discussione l'impegno o la capacità di tanti pubblici amministratori che lottano quotidianamente per affrontare il problema della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, riuscendo anche a vincere singole battaglie. Bensì si cerca di sottolineare come a Soverato e come in molte altre parti della Calabria e dell'Italia una totale assenza di programmazione, di scelte intelligenti per il futuro, di capacità organizzative, costringa i cittadini, ad intervalli regolari, a turarsi il naso, accettando di compiere un triplo salto mortale all'indietro, vivendo in uno spazio sociale molto simile alle bidonville sudamericane o, se volete, all'Italia del primo dopoguerra. La colpa sarà pure del mio sacchetto, che continua a stringere gelosamente prima del fatidico lancio verso un'ipotesi di cassonetto. Ma ora non serve un capro espiatorio, bensì è necessario il coraggio di trovare soluzioni corrette e definitive. Può forse sconfiggere la criminalità organizzata una società civile che vive e a volte affoga dentro la propria spazzatura? Rieccoci in studio, dottor Repucci, abbiamo ascoltato il servizio e guardato
queste immagini che fanno male. Dopo 15 anni di commissariamento in Calabria non solo ci sono pochi impianti e pochissima raccolta differenziata, ma ora anche questa situazione, anche i rifiuti a terra. Che cosa si può fare? Qual è il punto della situazione dal suo punto di vista? Lei ha chiesto pochi giorni fa lo stato d'emergenza. Ma guardi, il problema dei rifiuti è un problema complesso che richiede anche una certa rivoluzione culturale, un cambio di mentalità. In Campania nel 2008 abbiamo assistito a quelle scene orrende con turisti giapponesi, americani che si facevano fotografare vicino ai cumuli di rifiuti invece di così fotografare le bellezze storiche, paesaggistiche, architettoniche di Napoli. Il rischio che accada qualcosa di del genere anche in Calabria è fondato. Io, da uomo dello Stato, dico che non è che sono molto propenso così a subire i commissariamenti, perché penso che i commissariamenti molte volte finiscono, invece che per accelerare la soluzione del problema, la ricerca del problema, finiscono per tirare un po' a campare, anche perché un commissario, chiunque esso sia, anche il sottoscritto, poi deve avere sempre il sostegno politico dietro per poter fare un impianto, per individuare un sito. Sapete tutti, c'è il NIMBY, cioè mai nel mio giardino. Io sono scettico, anche alla luce di quello che sta avvenendo a Roma ultimamente. Ieri la stampa nazionale ne parlava ampiamente, hanno nominato un commissario straordinario, come dire, ci abbiamo un responsabile, ma quel commissario non riuscirà mai da solo se non c'è il sostegno della politica, condividendo le strategie destra-sinistra, perché questo è un altro grosso problema, la demagogia, il populismo, la strumentalizzazione, ecco. Perché poi, come in Campania, anche in Calabria, si sono succedute amministrazioni di diverso colore, però non si è mai completato il sistema degli impianti, perché il ciclo dei rifiuti richiede un sistema complesso, non solo il termovalorizzatore, la discarica, ma anche i siti di compostaggio per l'umido, e richiede a monte una coscienza, si è parlato di senso di civiltà addirittura nel Settecento, quindi parliamo di oltre 200 anni fa. Ecco, pure la gente deve in certo qual modo capire che bisogna applicare delle regolette semplici, riuso, riutilizzo, riciclo, in modo che in discarica ci va pochissima roba, addirittura meno del 10%, e anche perché un impianto, una discarica è sempre qualcosa che impatta, comunque vada, anche la migliore, impatta anche se a volte anche solo visivamente, con la visione di un territorio. Quindi c'è un ritardo sicuramente nell'assunzione di decisioni che pure andavano prese, si tratta di 15 anni, poi c'è uno sbilanciamento, perché non tutte le regioni, non tutte le province della regione, così come era avvenuto in Campania per la verità e nel Lazio adesso, hanno un sistema di impianti che le possono rendere autonome, per evitare, come è successo ultimamente, che giustamente alcuni sindaci della provincia di Catanzaro volevano impedire ai mezzi della provincia di Cosenza di venire ad Alli o Pianopoli. A torto o ragione, non sta a me, il prefetto deve avere giustamente una valenza che va oltre anche l'ambito provinciale, sono il prefetto del capoluogo, quindi ho un minimo di preoccupazione pure per quello che avviene a Cosenza, a Reggio Calabria, però benedetto Dio, penso che ci si debba sedere a un tavolo, la regione, le 5 province, i prefetti per quanto possono dare il contributo, gli assessorati all'ambiente delle province, l'assessorato all'ambiente regionale, e decidere che cosa fare di questo piano regionale di rifiuti, in modo da dare l'autosufficienza, perché non penso che ci sia una strada diversa alle singole province, perché pensiamo al comune di Rocca Imperiale, Oriolo, Canna, che confinano con la provincia di Canna, al peso economico che devono sostenere per portare i rifiuti magari a Melicucca, insomma, esatto. Si faranno 300 km, comuni con dei bilanci tutti deficitari, costretti magari a indebitarsi o addirittura arrivare al dissesto solo per un problema, quello del trasporto dei rifiuti. Quindi bisogna creare un sistema che sia vicino alle popolazioni, quando parliamo di smaltimento, fermo restando che a monte dobbiamo metterci tutti in testa, raccolta differenziata spinta, ecco. Dobbiamo recuperare, riutilizzare, riciclare al massimo, quindi non ce la prendiamo solo con gli amministratori comunali, voi sapete come la penso, lo sostengo sempre,
ma dico pure i movimenti, i cittadini dove stanno? Io non ho mai visto un movimento, una forza, un'associazione sotto la prefura a protestare e dire vogliamo la raccolta differenziata. Quindi la colpa è di tutti, è colpa della politica, colpa delle istituzioni, in primis magari di noi prefetti, colpa dei cittadini. C'è un'indolenza, una pigrizia, una sciatteria, un'insipienza di fondo che noi dobbiamo abbattere. I rifiuti sono un prodotto necessario, però dobbiamo ridurne drasticamente la quantità. Va bene, signor prefetto. Io l'incipit del suo intervento vedo che condivide le analisi più approfondite fatte a suo tempo fin dagli anni 2000 anche da una commissione di inchiesta sui rifiuti, che stabilì che il commissariamento in qualche modo era fallimentare. Però ecco, nel porta suo una deresponsabilizzazione della politica, una sì, però ecco, in realtà questa commissione dava un preciso responsabilità appunto al commissario, al commissariamento, ma anche in qualche modo agli amministratori nel non saper guidare i cittadini verso delle scelte di civiltà, perché in capo agli amministratori c'è la prima responsabilità prima di addossarla ai cittadini, che tra l'altro in questo momento sono talmente provati dalla situazione che vorrebbero capire come si è arrivati. Ma prima di parlare di questo anche con i sindaci e con l'esperto, volevo chiedere proprio a lei, signor prefetto, in questo momento quali sono le prospettive a breve? Vi vedrete questo stato di emergenza? Ma guardi, noi ultimamente ci siamo visti in due occasioni, qualche giorno prima di Natale e il 3 gennaio scorso con tutti i sindaci, c'erano tutti o quasi, e comunque gli assenti erano rappresentati degnamente dai sindaci presenti, quindi posso dire che erano presenti tutti gli 80 sindaci della provincia, i presenti possono testimoniarlo. Sì. Nel corso dell'incontro i sindaci in maniera accurata, forte, insistente, hanno chiesto che venisse dichiarato lo stato di emergenza, quindi quei provvedimenti eccezionali, e la costruzione di un sito di stoccaggio provvisorio all'interno del sito di Alli, e terzo aspetto, quello più a medio lungo termine, è di sistemare al meglio il piano regionale dei rifiuti, ecco, per evitare appunto queste spese inutili per i trasporti, per evitare che i camion dal nord della regione vadano al sud e viceversa. A Napoli diciamo facciamo ammoina, insomma, tanto per rendere l'idea. Io penso che bisogna creare un sistema che sia vicino alle comunità locali, che riduca al minimo, ecco, le spese e quindi l'onere economico per i comuni e quindi per i cittadini, perché quando più aumenta lo smaltimento per tonnellata, teniamo conto che il costo deve essere coperto integralmente dai cittadini, quindi significa mettere le mani nelle tasche dei cittadini in maniera consistente, quindi deve essere un vantaggio per tutti, per gli amministratori e per i cittadini, mettersi a un tavolo. Sappiamo chi si deve mettere a questo tavolo e decide di completare questo sistema di smaltimento del ciclo dei rifiuti, che attualmente è incompleto, ecco. È inadeguato e insufficiente. Dottore Pucci, ma se fino adesso nessuno ci è riuscito, lei pensa che adesso quale sarebbe la novità per cui la politica, chi ha le responsabilità, iniziano a fare quello che non si fa da anni? Qual è il primo passo? Innanzitutto mi chiedevo, io non so, forse pecco di disinformazione, il commissario che è scaduto adesso il 31-12 ha avuto una proroga di 45 giorni, quindi è in proroga. Sì. E nel contempo so che la regione si è attivata perché ci sia, diciamo, una riflessione, ma in brevissimo tempo, sul da farsi, perché la regione penso che assumerà in proprio la gestione di questo, come dovrebbe essere, di questo sistema complesso. Sì. E dando pure assumendo anche decisioni magari impopolari per quanto riguarda il completamento del sistema, perché dobbiamo dircelo, Cosenza, 800.000 abitanti rispetto ai 2 milioni dell'intera regione, non ha un sistema che le consente l'autosufficienza e quindi porta i rifiuti nelle discariche, peraltro in via di esaurimento, del Catanzarese, Alli e Pianopoli. Ecco, qualcuno deve poter dire: cara Cosenza, cari amministratori, la provincia, chiunque esso sia,
sindaci cosentini, io sono stato prefetto lì, anzi feci pure una sorta di provocazione, lo feci già 3 anni fa, dissi qua dovete, perché si stavano creando i presupposti per l'emergenza, dissi dovete creare un sito provvisorio in questa provincia. Ovviamente fui bacchettato dalla politica perché venne ritenuto un'invasione. Sono contento di aver fatto quella provocazione, anche se però non ha avuto seguito, perché appunto già all'epoca Cosenza aveva grandissimi problemi. Problemi che si sono solo aggravati. E intanto si sono succedute amministrazioni di sinistra e adesso di destra e il problema sussiste. Ecco, quindi non è più il momento delle chiacchiere, del bladerare, del rinvio, perché col commissariamento molte volte si è rinviato. È il momento delle grandi decisioni. Capisco che a volte si tratterà pure di assumere delle decisioni impopolari. Benissimo, a Napoli siamo ricorsi, perché non si poteva fare altrimenti, alla militarizzazione del territorio. Con l'esercito si presidiavano i siti, abbiamo fatto le discariche. Non è un sistema democratico, mi rendo conto, però ragazzi miei, non si può decidere all'infinito, e l'Italia non può essere lo zimbello ad alta voce, le dico, del mondo. Ecco. Quindi la regione adesso prende in carico la situazione e nei prossimi giorni questi rifiuti saranno tolti dalle strade? Il commissario ha dato un messaggio rassicurante, però visto quello che sta succedendo, da quello che mi dicono i sindaci, la situazione non è per niente in via di miglioramento, dalle notizie che mi risultano. E allora adesso... Quindi saranno i sindaci a fare pressione, io farò la mia parte ovviamente, perché ho un filo ininterrotto, ho costruito con la regione, perché appunto si assumono le decisioni. Ripeto, non è più tempo dei rinvii, è finita l'epoca dei rinvii. Le colpe, nessuno può dire io ho fatto questo, le colpe stanno da entrambe le parti, da parte di tutti coloro che si sono succeduti nel governo del territorio. Quindi nessuno può dire io sono Santarello, sono casto e puro, nessuno lo è. E allora diamo la parola ai sindaci del territorio che si sono trovati in questi giorni ad affrontare questa emergenza, continuano a doverla gestire quasi disperatamente. E partiamo proprio con lei, dottor Colasaniti, che ha avuto insomma nel suo territorio anche degli atti vandalici, delle persone hanno bruciato i cassonetti e che addirittura avevo sentito adesso prima della puntata parlare di un prossimo atto di forza. Non so cosa intendeva, io se era una provocazione. Preliminarmente vorrei dire questo, dare atto a Sua Eccellenza Prefetto Repucci del senso di responsabilità che ha avuto fino adesso e dell'impegno profuso in questo settore e non solo in questo settore, perché in qualunque momento noi altri lo chiamiamo, e non solamente io parlo, sento un po' tutti quanti i sindaci, e lo chiamiamo, è sempre pronto, risponde alle domande che gli facciamo e non solo, si propone come nostro palatino per risolvere i problemi del territorio. Quindi c'è qualcuno che si interessa del territorio in questo momento, lo Stato c'è, la politica dovrebbe, credo, fare una parte più sostanziale nel sistema della raccolta dei rifiuti, perché è la politica che in questo caso deve risolvere i problemi. Siamo nell'emergenza e quindi credo che qualcosa adesso si debba muovere. E dall'ultimo incontro che abbiamo avuto in seno in regione? Alla regione Calabria, doveva essere presente il presidente Scopelliti, non c'era l'assessore Pugliano, insieme al commissario straordinario per l'emergenza ambientale, Vincenzo Speranza. Sì, il dottore Speranza, e abbiamo parlato di questo problema dei rifiuti. Non ci sono notizie confortanti per il momento. Nel senso che Alli attualmente riesce da 2 giorni, cioè da, no, non da oggi, anzi ha cominciato sabato e ha continuato oggi, a stoccare circa 340 quintali al giorno. Stoccare che cosa significa? Alli
non prende i rifiuti, li stocca, li seleziona e poi li passa ad altre discariche. Quindi questo è il compito. Ecco perché tutti i camion fermi oramai da tantissimi giorni non riescono a scaricare. L'emergenza ce l'abbiamo quasi da un mese, ce l'abbiamo dall'11 di dicembre scorso. Quindi è un problema che necessariamente deve essere risolto. Ripeto, da quant'è che non si raccoglie la spazzatura, per esempio? Dall'11 di dicembre. Dall'11 di dicembre ci sono. Siamo quasi a un mese. Alcuni comuni sono queste tre settimane. I problemi igienico-sanitari sono tantissimi. E meno male che non è piovuto in questi giorni, quindi non c'è stato percolato nella zona dove sono raccolti i rifiuti. Per adesso. E questo ha limitato i danni. Ma se comincia a piovere, il problema sarà grave. Se vengono rispettati i termini ultimi dati dal commissario, noi dovremmo riuscire a smaltire tutti i rifiuti giornalieri e poi, nell'arco di una settimana, 10 giorni, eliminare i restanti rifiuti che sono fuori dai cassonetti. Quindi questo è il programma. Quindi c'è un programma già. C'è un programma, non viene rispettato in questi 2 giorni, non è stato rispettato. Ah. Perché io sto monitorando almeno per quanto riguarda il mio comune, la situazione, perché mi tengo in contatto diretto con gli autisti dei camion. Quindi non chiedo neanche alla ditta ormai. Salto ogni passaggio per avere notizie dirette. Perché altrimenti non si riesce l'unico a gestire. Mm-hmm. E in questi giorni di festa. Quindi la soluzione trovata per adesso dal commissario qual è? Quella di. La soluzione, dopo 2 pressioni violente che abbiamo fatto, devo dire violente, da parte di noi sindaci insieme al prefetto Repucci, perché abbiamo avuto, come ha già detto il prefetto, 2 incontri. Abbiamo avuto finalmente l'incontro anche con la Regione Calabria, che secondo me è deputata in questo momento a risolvere il problema, perché aver procrastinato l'incarico per il commissario straordinario per altri 45 giorni non risolve il problema. Abbiamo avuto un tampone che. Questo tampone aumentando la capacità di pianopoli? Di Alli. In modo tale e diminuendo il flusso che viene dalle altre province. Uh-huh. Questo ci hanno detto che. Sì, dando farà. Quindi una sorta di percorso prioritario a Catanzaro. Esatto. Quindi adesso stiamo scaricando ad orari prestabiliti il comune di Catanzaro, che è il comune più grosso, e poi gli altri comuni più piccoli della provincia. Per cui se vengono rispettati i tempi e i termini prestabiliti, molto probabilmente nell'arco di 10 giorni riusciremo a risolvere il problema, ma resterà un problema. Sì. Perché? Perché Alli, come noi sappiamo, è completamente saturo, e non abbiamo dove portarlo più lontano perché i costi maggiori poi gravano sui bilanci dei comuni e non è più possibile sopportarle. Per cui una soluzione risolutiva e a più ampio raggio deve essere presa. Naturalmente questo non è possibile prenderla nel breve periodo, ma c'è bisogno di una programmazione più a lungo termine, che arriviamo anche a un anno e mezzo. Però nel frattempo io credo che sia necessario e urgente intervenire oggi sul problema rifiuti. Parlava prima lei all'inizio, e l'ho interrotta, del colpo di mano. Sì, dell'atto di forza. L'atto di forza, io credo che avevo preso in considerazione la possibilità un anno fa, quando sono stato presidente dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico, dove siamo 8 comuni, per fare la differenziata completa. Abbiamo già un'isola ecologica che funziona,
L'isola ecologica, ricordiamo, di Badolato, l'isola ecologica del comune e dell'unione dei comuni. Di questa unione. Avevamo anche individuato un'area dove collocare un impianto per lo smaltimento, però ancora non abbiamo condensato tutti gli sforzi dei vari sindaci per partire. Allora, ecco, in questo ambito c'è anche Soverato, in questo... No, non è compreso. Soverato non è compreso. Okay. Sono compresi i paesi da Davoli fino a Guardavalle, compreso Cardinale. Per cui l'Unione dei Comuni sta svolgendo un'attività molto importante in questo momento, perché praticamente gestisce alcuni servizi dei comuni che vengono. E quindi questa proposta delegati. È sempre in campo, di muoversi questa a livello di amministratori? Questa proposta è sempre in campo, ma se non andiamo avanti con questa proposta tutti quanti insieme, io credo, per quanto mi riguarda, con il mio comune andrò avanti da solo per fare la raccolta differenziata completa. È l'unico sistema per togliere i rifiuti dalla strada, quindi eliminare completamente i cassonetti e praticamente selezionare i rifiuti nei rispettivi container, e poi questi rifiuti possono anche stare là 2 settimane, 3 settimane, fino a quando non si riempie il container. Però questi rifiuti poi possono andare benissimo in località diverse dalla normale discarica, possono essere sicuramente venduti per il riciclaggio. Se non arriviamo, se non arriviamo a questo tipo di soluzione, noi, lo ripeto ormai da parecchio tempo, noi saremo sommersi dai rifiuti. La cosa peggiore che sta succedendo nel nostro territorio è che i rifiuti stanno andando a mare, attraverso i fiumi stanno andando a mare, e noi ce le troviamo sulle nostre spiagge, che sono una delle risorse più importanti dell'economia regionale. Quindi la minaccia di un inquinamento ambientale, che sarebbe ulteriormente disastrosa, è un tema che ho visto che il Presidente del Consiglio regionale Talarico ha inserito nella riunione del primo Consiglio regionale che vuole dedicare... però se ne parla, appunto, nel senso, sono cose che sono già note. Come dire, i depuratori, no? Che se ne parla magari a maggio, ne dovremmo parlare adesso. Allora, ma perché questa raccolta differenziata, che dunque farebbe diminuire in maniera esponenziale i rifiuti in discarica, produrrebbe vantaggi economici per i comuni, vantaggi ambientali per i cittadini, non si riesce assolutamente a fare? Adesso ne parleremo con il nostro esperto e con il sindaco di Amaroni, ma prima volevo chiedere a Gerardo Frustaci, sindaco di Sant'Andrea, una breve panoramica anche della situazione a Sant'Andrea. Ma anche Sant'Andrea ha vissuto e sta vivendo queste feste natalizie una situazione un po' delicata, anche se devo dire man mano che i centri sono più piccoli, diciamo, hanno dei riflessi meno pesanti. Io devo dire, Sant'Andrea ha ancora dei punti dove diciamo non c'è stata la raccolta completa, non c'è stato lo smaltimento completo della spazzatura, rispetto a comuni diciamo un po' più grandicelli come Soverato, subisce minori riflessi negativi. Anche se devo dire, questo lo devo dire per onestà, ho trovato molta responsabilità sia negli operai sia nella ditta, che devo dire sono intervenuti. Qual è la vostra ditta? È la ditta Ambiente Servizi Ambiente, quindi. Devo dire, chiedo scusa, Ecologia e Servizi, devo riconoscere, ma questo non cambia i termini del problema, voglio dire, ci sono state degli interventi. Ma certe volte anche le ditte hanno la loro importanza nella gestione. Io ritengo che le ditte ritengo tutte capaci. Io in questa circostanza, per alcuni aspetti trattati in modo particolare, con abnegazione, devo dire, da parte degli operai e da parte della ditta, devo ringraziarli, perché in questo momento particolare
si sono dedicati in modo particolare appunto alla situazione, anche se non è questo il problema, non è la ditta che risolve il problema, non è la ditta che chiaramente l'abnegazione dell'operaio, certo, può solo dare una mano d'aiuto. Devo dire che il problema è come sviscerato da Sua Eccellenza il Prefetto e dal Sindaco Corasanite, è un discorso un pochino più ampio, che ha radici e origini lontani. Devo dire che il secondo me quello che è necessario è che bisogna finalmente partire. Voglio dire, si sta parliamo sempre di emergenza, ci troviamo purtroppo nell'emergenza, ci troviamo oggi ad essere nell'imbuto sostanzialmente, nel essere finiti nell'imbuto, perché voglio dire anche le discariche poi si esauriscono, anche alcuni impianti che sono stati fatti poi si sono rivelati insufficienti, perché non c'è stata appunto programmazione, non c'è stata pianificazione, non c'è stata, voglio dire, l'aver messo in campo tutto quello che chi mi ha preceduto ha detto, la raccolta differenziata e così via. Però io voglio far emergere un aspetto in questo momento, che è quello che è stato detto prima, che sostanzialmente i sindaci, che non abbiamo la bacchetta magica e che sull'argomento, l'amico De Filippis nella scheda parlava di sindaci attori, purtroppo siamo degli attori in un certo senso passivi, perché se non c'è la possibilità di smaltire i rifiuti, o non c'è la possibilità di farla differenziata, se anche la si fa a livello educativo, poi in effetti va a finire nell'indifferenziata, però quindi noi siamo in un certo senso per certi versi degli attori passivi. Però in questa fase devo dire che molto supportati da Sua Eccellenza il Prefetto, non lo dico per piaggeria, ma lo dico perché effettivamente si è creata una forza, un'energia di tutti i sindaci, e questo è l'aspetto e la novità secondo me che bisogna sottolineare in questo periodo, in questa particolare situazione di emergenza. Mentre prima quasi tutti subivamo passivamente questa situazione, i sindaci invece si sono chiamati tutti a raccolta nelle varie circostanze, le due riunioni in prefettura, la riunione poi l'incontro con la Regione, per finalmente sollecitare una situazione, la soluzione di una situazione che potrebbe dare grossi problemi a tutto il territorio. E se già noi riusciamo a sopravvivere con poche risorse naturali, se deturpiamo anche quelle non controllando i rifiuti, ritengo che non facciamo altro che farci del male a noi stessi. C'è da dire un'altra cosa, lo accennava prima il sindaco Corasaniti, lui nel suo mandato di presidente dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico ha puntato l'accento e il dito su questo particolare problema. Colgo l'occasione per dire, io, visto che oggi mi sono insediato nella sede dell'Unione dei Comuni in qualità di presidente, per la rotazione che c'è tra gli 8 sindaci che componiamo la giunta dell'Unione, e uno degli argomenti che sarà riportato ancora all'attenzione per la soluzione, perché ci sono i mezzi, ci sono tutte le condizioni perché l'Unione dei Comuni possa tentare di dare una mano alla soluzione di questo problema. Lo diceva prima bene il sindaco Corasaniti, con la costruzione di un impianto, addirittura siamo nella fase dell'aver individuato le particelle, quindi siamo in una fase, devo dire,
abbastanza. Quanto ci vorrebbe secondo ma lei? Ma io ritengo. Per ritengo, partire con la differenziata in questi 8 comuni. Ci sono dei tecnici sicuramente che possono dirlo meglio di me, però i tempi non sono brevissimi. Io ritengo che i 12-18 mesi. I 12-18 mesi per arrivare per allo smaltimento, sì. Alla costruzione. Forse aveva qualcosa da replicare il sindaco Corazza. Cioè, quanto... No, io volevo dire questo, per la costruzione dell'impianto è logico che ci vogliono i tempi tecnici. Sì. Partire però... con la differenziata è una cosa diversa. Partire con la differenziata significa organizzarsi con una società con una 10-15 container per comune e partire con la differenziata. Questo si può fare nel brevissimo e periodo. E poi i rifiuti differenziati? Io per brevissimo periodo significa attuarlo entro la primavera, perché non vorrei arrivassimo all'estate e tornare punto da capo con questo tipo di problemi, perché in estate sarebbe inammissibile arrivare a questo punto in cui siamo arrivati adesso, perché se i rifiuti permangono per un mese con la calura estiva che arriva fino a 40 gradi, significa veramente epidemia sicuro e quindi problemi igienici sanitari seri per la comunità oltre che per l'ambiente. Allora, quindi... Anche perché voglio dire, poi c'è un aspetto, noi l'abbiamo vissuto già nell'estate scorsa questo problema e devo dire che è stato abbastanza triste dover affrontare il periodo estivo con tutta quella spazzatura sulla strada. Io per concludere il discorso sull'unione dei comuni, perché ci tengo, oggi proprio incontrando qualche vostro collega ho proprio detto questo, che la mia azione sarà proprio incentrata a far fare, come diceva prima, perché è importante che i sindaci, ecco dove il loro contributo attivo che possono dare, far fare dei passi in avanti a questa progettualità che se non viene trainata proprio con i denti, non porterà a nessuna soluzione. Quindi questo è il mio impegno nell'ambito, in questo semestre di Presidenza dell'Unione dei Comuni, di arrivare nel più breve tempo possibile a vedere qualcosa che possa aiutare a risolvere i problemi di questi giorni. Ecco, allora, quindi nell'inerzia generale c'è qualche amministratore che ci dice che comunque si può iniziare a fare qualcosa, si può partire, anche se poi parleremo appunto con l'ingegnere Stirparo del fatto che se il sistema non risponde ci si trova nel paradosso che alcuni comuni vogliono fare la differenziata e di fatto gli è impedito. Ma ecco, a proposito di differenziata, sindaco Bova, io l'avevo lasciata a quel convegno rifiuti zero organizzato, sì, a Soverato qualche mese fa. Aveva l'intenzione lei chiedere l'iscrizione a Zero Waste. Zero Waste, rifiuti zero, ma quello è un aspetto un pochettino diverso, perché è un aspetto più di filosofia, come richiamava l'attenzione Sua Eccellenza il prefetto, anche di mentalità generale, il contributo che il cittadino deve dare. Magari arrivassimo a questo. In Italia ci sono 50 comuni associati al progetto Rifiuti Zero, Zero Waste, progetto che parte dal Canada, dove ha già avuto riflessi veramente molto importanti. Lì veramente si è passato dal sistema della tassazione al sistema della tariffa, addirittura con remunerativa per il cittadino, per cui produrre un certo tipo di rifiuti diventa positivo. Ci possiamo guadagnare anche noi stessi. L'Olanda vive con l'Olanda ha una delle voci fondamentali della sua economia, prende rifiuti da tutte le parti per bruciarle e produrre energia. Qui il problema è di altra natura. Premesso una cosa, che magari riuscissimo ad arrivare all'estate senza una nuova emergenza. Io non condivido una premessa di fatto, chiedo scusa se non è una sviolinata, non mi piace che i sindaci siano accomunati alla degenerazione della classe politica italiana. Assolutamente no. Da noi si vota non con il porcellum, va bene? Per cui lei non troverà probabilmente, al mio paese negli ultimi 20 anni sono cambiati 4 sindaci.
4, uno ogni 5 anni, puntualmente non riconfermato dalla gente, nel bene o nel male, però c'è il ricambio, c'è chi invece ci rimane, quindi noi sappiamo bene che il consenso lo conquistiamo. Appunto della commissione chiaramente non era nominativo, era una responsabilità ma il sindaco che trova, li avrà trovati in questi giorni magari ad andare ad alzare l'immondizia, a vedere come caricare. Ma citavo un documento del 2000. Perfetto, ecco, quello è quello del... ma è giusto, la categoria cambia. Credo che mai come in questo periodo tra sindaci, prescindendo dal colore politico, si è raggiunto un'intesa, perché non è forse solo il problema, noi abbiamo tante di quelle emergenze in Calabria, trasporti, scuola, sanità, AFOR, LSU, il problema è che la Calabria manca di una programmazione regionale. Ora non do le colpe a questa regione come l'ha avuta la regione di colore centrosinistra che ha preceduto quella attualmente in atto. Anche se di colori potremmo parlare poco, dovremmo parlare di interessi personali in questa regione, non che si coprono e spesso si chiudono dietro lo schermo dei partiti. Voglio dire una cosa, grande problema dei rifiuti, anche per dare un contributo, non è facile dopo due sindaci e il prefetto che già si sono espressi essere originale, comunque non tediare il pubblico magari. Una cosa. No, l'argomento è così vasto. L'argomento è vastissimo. C'è una questione, primo punto, se noi non impediamo a Cosenza, diciamolo chiaro e tondo, senza problemi, Cosenza ha il 40% degli abitanti e del territorio della popolazione, produce rifiuti per il 40% della Calabria e ce li manda a noi, li manda ad Aldi, ha saturato tanto Aldi quanto Pianopoli. Prima strategia da fare è che Cosenza, visto che si parla di federalismo, facciamo anche un federalismo nei rifiuti e si tenessero Cosenza un pochettino i loro rifiuti. Guarda, raccapriccia e dà fastidio a qualsiasi sindaco catanzarese aver sentito in una trasmissione nazionale che Cosenza fa bella figura sui rifiuti perché è l'unica città pulita o l'unica città e l'unica provincia che ha gestito bene l'emergenza rifiuti. Ce li mandano a noi, noi poi non riusciamo a scaricare i nostri, ha capito? È come se a casa sua le cucina, viene a mangiare l'altro e poi dice che è quello che sta meglio di tutti, alle spalle mie. Prima. Ci vorrebbe poi il sindaco di Cosenza a replicare, comunque i giornali in effetti hanno riportato anche la pulizia di Cosenza nel domani delle feste con questa raccolta anche porta a porta che è stata avviata. Ma io non vado a criticare il sindaco di Cosenza che è pure furbo. Quando io le dico che manca una politica regionale, quella dei rifiuti è politica regionale, non politica comunale. Va bene, quelle sono politiche di programmazione che poi necessita di un certo respiro, non solo una programmazione ordinata su tutto il territorio, omogenea e coordinata. No, questo sindaco però è stata la premessa che è un problema regionale, però ci sono amministratori che dicono ok, ma io non guardo e basta, sulla differenziata ci mancherebbe. Guardi, io le dico, io sono sindaco di un comune che in 6 mesi aveva raggiunto il budget, quello che era stato previsto, il 40%, eravamo arrivati in 6 mesi al 52%, 52%. È successo poi che chiudendo Alli e non facendoci scaricare l'organico, non abbiamo dovuto portare tipo a Siderno. Sai che cosa succede? Ci si sono quintuplicati i prezzi, abbiamo dovuto pagare a spese nostre, quindi a spese dei miei cittadini, un paradosso. Guardi, ci sono stati comuni che hanno raggiunto il 70%. Sindaco Davide Zicchinella, rovinato 600 abitanti del suo comune, ha raggiunto il 70% della differenziata, rovinata economicamente, 75%, rovinata economicamente perché ebbe di più il problema economico di portare ovviamente la differenziata in siti diversi. E questo è proprio il paradosso kafkiano. Ma non solo, ce n'è un altro qualcuno citava quello che... la problematica ambientale, che noi non stiamo addirittura, noi siamo sull'orlo della catastrofe. Qualcuno ha detto poc'anzi, meno male che non ha né piovuto né c'è stato caldo, va bene? Perché se piove poi percolate eccetera eccetera, qui rischiamo, secondo tutti gli esperti, c'è un rischio catastrofe ambientale notevolissimo. Soluzione quale sarebbe? Anche perché c'è una parte di politica che forse se ne occupa, vede, io assieme a Italo Reale, che è un grande esperto, è stato già subcommissario, il primo subcommissario per l'emergenza rifiuti in Calabria, e altri sindaci, noi rappresentiamo un partito politico, il PD, altri 4 sindaci, siamo andati per ben 3 volte dall'assessore, che è una persona squisita, lo voglio dire, quindi questo... Di Pugliano? Sì, dell'assessore, di grande disponibilità.
dove non siamo andati a lucrare una renta di disposizione, ma a portare delle proposte, a stare vicino. Abbiamo proposto la formazione di un tavolo permanente, ecco la politica che deve tornare. Purtroppo la politica oggi è affidata anche ai sindaci. I sindaci ci stiamo caricando e magari fra poco chiameranno politico per eccellenza il prefetto, perché per l'attivismo che tutti gli riconosciamo. Glielo dico subito, non passa assai, da qua lo fanno partire, perché la Calabria non è abituata a gente che ha la faccia tosta di dire le cose come stanno e a gridarle le responsabilità in faccia. No, ma questa purtroppo in Italia è diventata faccia pulita. Ma Sua Eccellenza che arriva da Napoli, come me che è un mezzo sangue napoletano, sa cosa mi riferisco, e credo che lo sa, che lo dico in maniera estremamente, estremamente positiva. Il punto è un altro. Stavo dicendo, l'organico, tra l'altro, lo facciamo la differenziata, attenzione, che è una presa in giro, quello è il grande bluff che ci stanno facendo, perché l'organico poi viene portato nell'impianto, perché bisogna distinguere tra impianto e discarica, c'è l'impianto di Alle e la discarica di Alle, l'impianto di Pianopoli e la discarica di Pianopoli. L'organico viene portato in impianto, viene stoccato là, viene depositato, perché l'organico deve stare per alcuni giorni fermo, perché elimina in questo modo il vapore acqua, va bene, l'umidità quindi, ed elimina il biogas. Poi su questo ci sarà l'esperto. Che significa? Non produce percolato, non è inquinante, poi quello va in discarica. Adesso per l'arrivo di tutta questa immondizia che arriva da Cosenza o altro, quella sostanza, quindi l'organico che dovrebbe rimanere per alcuni giorni là, il tempo necessario, non si fa in tempo, per cui viene portato in discarica direttamente in quel modo, con tutte le conseguenze che ci sono, la presa in giro sulle tariffe, le conseguenze ambientali, perché il percolato, poi vedete quando vi mostro in qualche discarico, come hanno mostrato a Napoli, c'è il percolato, allora dice che ma è assurdo che qui ci sia, perché non ci sono le varie fasi nel passaggio, non vengono assolutamente rispettate. Allora la regione cosa dovrebbe fare? Innanzitutto impedire, dire a Cosenza, questo è un problema del commissario, per carità di Dio, se 45 giorni sono lunghissimi per noi per tenere questo commissario, va bene? Io ce l'ho con i commissari in genere, ma questo commissario è veramente, diciamo, su via, perché visto che si parla di meriti e di cose, lo dico, è inadeguato completamente. Io l'ho conosciuto l'altro giorno nella riunione con l'assessore, ma io ho guardato l'assessore, a un certo punto ho dovuto dire: assessore, lo faccia tacere, perché credo che stiate facendo una gran brutta figura, se questo, perché il commissario è espressione sempre politica, le nomine non avvengono in base alle capacità. Prima c'era un commissario espressione del centro-sinistra, adesso ce n'è uno del centro-destra, in barba a noi sindaci, cittadini, eccetera, eccetera. Va bene? Diciamole senza peli sulla lingua. E ve lo dice uno che un pochettino di politica se ne sta occupando. E ho capito cosa significa occuparsi di politica in questa regione. Detto questo. Il sindaco reduce dalle parole del PD. No, ma non certo. Non era l'argomento. Non era questo riferito. Allora, a questo. Io approfitto, sindaco, di questa interruzione per mandare la pubblicità e ritornare però subito dopo in studio. Va bene. Seduzione. 21 prima. Attenzione. Neanche questa volta, signora. Niente, mi dispiace. Signora, ha aperto il lucchetto. Piace? E siamo qui come per te la regalo. C'è quando dice vi.
Allora, eccoci in studio con il sindaco di Amaroni, Arturo Bova, che ci stava parlando di una proposta a livello... Quello che io ritengo sia una proposta da seguire per la regione in questo momento, quindi bloccare per adesso subito i rifiuti di Cosenza, della provincia di Cosenza, compito del commissario in questi 45 giorni di vedere dove mandarli. Ma ormai è satura, perché Alli è stato comprovato che potrebbe soddisfare, Alli e Pianopoli potrebbero soddisfare tranquillamente il fabbisogno tanto di Catanzaro e Vibo assieme. Siccome Reggio è autonoma e ce la fa, il problema sarebbe, lo potremmo risolvere in questo senso. Creare poi una linea particolare, quella per la differenziata con per i piccoli comuni, che potrebbero anche autogestirla con le nuove piattaforme, ci sono tanti sistemi, non solo, perché la differenziata è gestita dai piccoli comuni, che si trasforma poi, diventa un compost, che tra l'altro può essere utilizzato in agricoltura come concime. Quindi ecco, i rifiuti i sindaci potrebbero dare addirittura anche a titolo gratuito ai propri, io mi faccio una piattaforma per lo smaltimento dell'organico e poi per il trattamento dell'organico, poi posso, lo hanno già tentato di avviare in alcuni comuni, un esperimento lo stanno facendo Decollatura, ci sono stati problemi con l'ASP per le autorizzazioni provinciali, si usano dei lombrichi, cioè ci sono delle cose veramente che non sono né inquinanti né nulla, lo trasformiamo in compost, viene utilizzato in agricoltura. Addirittura quindi il guadagno si consentirebbe di passare poi dal sistema tassazione al sistema, quindi poi al sistema tariffa, con tanto di beneficio. Ecco, ma ci vuole una programmazione. E in più qui né commissario o altro, ma se la regione, chiunque essa sia la rappresentanza politica, tenesse più in conto i sindaci, le realtà sindacali locali, che conoscono bene le problematiche, conoscono bene i siti dove individuare, dove eventualmente realizzare nuove proposte, forse ne guadagneremmo un po' tutti. Intanto non abbiamo l'immondizia sulle spalle, e il problema sa qual è? Che magari i sindaci che le vede, non il sottoscritto, i sindaci che vede, gli altri sindaci, non hanno dormito, a Natale avevano questa emergenza, la mattina o la sera di Natale pensavano a queste cose. Io ho sentito di sindaci che sono andati con gli operai proprio ad alzare l'immondizia. Con le loro mani. Io ho avuto di meno il problema, perché la comunità ha reagito in maniera veramente, veramente esemplare. Bene. E arriveremo a quel punto poi. Ma questo poi involge la cosiddetta partecipazione popolare, perché è importante far partecipare i cittadini al ciclo dell'amministrazione, non soltanto alle problematiche, ma questo poi arriverebbe ad altro. Se per Zero Waste, che diceva lei in premessa, ecco quello, noi ci stiamo impegnando, dal prossimo mese vedremo di farlo diventare realtà, ma io proporrò un protocollo ai sindaci, alcuni sono qua, spero che il prefetto avrà un po' di tempo per sentirmi su questa vicenda. Come no? Perché il punto qual è? Dove andremo fra 100 anni, fra 200 anni? Il punto è non produrre plastica innanzitutto. Allora incominciamo a fare le ordinanze, ecco il progetto Zero Waste. Volete comprare il Crear, lo shampoo, si compra nelle spilatrici. Non entrano più le bottiglie di plastica nell'acqua. Se si riduce la plastica, se noi abbiamo ridotto la plastica, abbiamo risolto comunque al 90%. Tornare al vuoto a perdere. Il problema negli è stato, Stati Uniti lo stanno ritornare ormai è una realtà. Allora noi abbiamo 50, l'ultimo comune che ha aderito è Napoli, come comune grosso, ma c'è Capannori, io invito chiunque ad entrare nel sito di Capannori, del comune di Capannori, e vedere che realtà che c'è in quella, pensate che hanno fatto un franchising, ormai esportano, anche a Modena hanno esportato, come ad Imola, ci sono questi ragazzi che sono inventati proprio un sistema, sembra una birreria, con le spillatrici, pure molto carino da vedere, e via si va, e stanno facendo economia, a prendere direttamente. Non c'è il rifiuto che viene buttato, il rifiuto viene addirittura riciclato, vengono riciclata, aggiustato. Per esempio, andare a comprare un paio di scarpe e comprarlo 2 euro, perché si trovano il bambino che cresce, i genitori prendono le scarpe e le buttano. C'è gente che non ha. Allora, quelle scarpine vengono recuperate attraverso nella spazzatura. C'è un'attività di vendita, lo gestisce una cooperativa di giovani a Capannori, ho avuto modo di vederlo, veramente, però si vanno a comprare scarpe e poi 2 euro, 3 euro, si trova di tutto, è un bazar. Io invito chiunque di noi a spendere un biglietto di treno, di aereo, andare a Pisa, a 17 km dall'aeroporto di Pisa, si arriva, c'è la linea diretta, si arriva, si sta un giorno a Capannori, si vede e si ritorna. E vedere questa realtà, tutti i sindaci del territorio.
e gli esperti di Capannoni erano quelli venuti qui a Soverato per il convegno. Ma se lei ricorderà, in quel teatro non c'è stata una sola persona che non è rimasta affascinata da quella. Esatto. Talmente dicevano, no, forse qualche persona c'è stata. Allora io mando il servizio, il nostro servizio. Scusate, ma buttandoli qua aumentate la montagnetta, ma non sapete dove altro buttarli, immagino. Che avete proprio il negozio di fronte, che pensate di tutto ciò? Che penso? Penso che è uno schifo e che comunque qualsiasi siano le motivazioni, non c'è una motivazione che può tenere una situazione del genere. Cioè comunque sia, è un problema anche di sistema regionale, provinciale, però secondo te comunque bisognerebbe fare qualcosa? Sì, bisognerebbe comunque trovare una soluzione, un'alternativa. Speriamo subito, qualcosa che, speriamo insomma, subito. Che possa un po' presto. Migliorare la situazione. Ma non è solo qua a Soverato, ma anche ai paesini vicini. Anche nel comprensorio. Sì, Satriano, Satriano, tutte le parti qua vicino. Ma molto ci vorresti, signora, posso chiederle di tutti questi rifiuti cosa pensa? Niente. Non ho parole, eppure è una bella città, cioè meraviglioso come mai. Ma lei viene da fuori? Sì. Lei ha dei bambini? Sì. Sono. Quindi anche il fatto che giocano qui vicino ai rifiuti non è. Insomma, le dispiace. Così è. Prima o poi passerà. C'è un po' di rassegnazione o di speranza? Di speranza, sicuramente, perché io penso che poi qualcuno provvederà, che è impossibile. Continuare così. Lei di dov'è? Di Pugliese, mi sembra. Sì, di Bari. Va bene, allora, ma vive qui a Soverato? Da appena una settimana. Va bene, allora speriamo che con il nuovo anno tutto vada meglio, perché la città... Sicuramente, perché io ho lasciato la mia città per venire a vivere meglio qui, quindi deve essere tutto a posto e basta. Va bene, ma la città lo merita. Certo, sicuramente. Grazie, arrivederci. Che ne pensate di questa cosa dei rifiuti? No, sono un po' troppi? Tantissimi, veramente pensiamo che si risolvesse prima il problema. Avevamo sentito nei telegiornali che c'era la discarica della Puglia che era disponibile a accendere questi rifiuti calabresi. E invece cosa è successo non sappiamo. Ma secondo voi di chi è colpa? Colpa non lo so, credo di chi gestisce le discariche, probabilmente non hanno avuto finanziamenti regionali e quindi in conseguenza hanno bloccato l'attività. Quindi voi fate sport un po', però diciamo... Per dimenticare. Va bene, grazie. Allora, questo era un servizio diverso dai nostri soliti, perché era girato con immagini amatoriali fatte proprio vista l'emergenza. E allora, ma si continua a parlare, anche abbiamo visto nel servizio anche ai cittadini, si continua a parlare di discariche, si continua a puntare sulle discariche, ed è questo forse che probabilmente blocca la soluzione, fa da tappo al percorso che bisognerebbe fare, che forse in altre regioni e gli altri stati, le altre regioni d'Italia e all'estero si fa. Ingegnere Stirparo, cos'è che la Calabria, che in questo caso anche la provincia di Catanzaro, proprio non riesce a fare? Perché non riesce a farlo? Sì, vabbè, insomma, queste cose che abbiamo detto con molto entusiasmo, veemenza, eccetera, eccetera, possiamo dargli un ordine, per cui
Già la normativa nazionale, l'attuale decreto 152 del 2006 che raccoglie tutte le materie, tutte le normative a livello ambientale, e quindi anche il decreto Ronchi, che è già del 97, vede la soluzione del problema rifiuti come una politica integrata che è soprannominata delle 4 R, e quindi il sistema integrato per la gestione dei rifiuti, che è un sistema che intanto vede un ambito territoriale ottimale, no? Il legislatore ha capito, in base all'esperienza fatta, certo non se l'ha inventata, no, in base alle esperienze di gestione precedenti, ha capito che l'eccessivo frazionamento del territorio, dei singoli comuni, non porta alla soluzione del problema. Noi ricordiamo qui, prima che arrivasse l'ufficio del commissario, quindi prima del 97, ogni comune aveva la sua discarica, erano tutte discariche, se vogliamo, abusive, nel senso che non erano discariche che potevano proteggere l'ambiente, in quanto non erano impermeabilizzate, non avevano tutto il necessario, e si andava avanti sempre per ordinanza contingibile, urgente, da parte del sindaco a prorogare la vita di queste discariche abusive, perché tali bisogna dire che erano, nel senso che non proteggevano l'ambiente. Quindi questo frazionamento il legislatore ha detto che deve finire, e la gestione deve avvenire a livello territoriale, a livello di ambito territoriale ottimale. In Calabria sono state previste le 5 province come i 5 ambiti territoriali ottimali. E a gestire tutte queste situazioni dovrebbe nascere l'autorità d'ambito, che poi gestisce. Quindi in un qualche senso il legislatore, cioè l'esperienza, insegna che i singoli comuni, i singoli sindaci, poco possono fare in questo ambiente, in questo ambito, in questa situazione. Quindi, come dicevo prima, la politica delle 4 R, ecco che torna sempre della parola politica, no? La politica delle 4 R, che prevede la riduzione dei rifiuti, il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio e il recupero. Quindi la riduzione dei rifiuti avviene già a livello progettuale. Un esempio tipico sono le case costruttrici di automobili, che negli ultimi anni prevedono di utilizzare materiale riciclato e di realizzare parti intere della macchina con materiale che possa essere successivamente riutilizzato ancora, no? Ad esempio i paraurti delle macchine, che sono il materiale, mentre eravamo abituati ai paraurti in lamiera, adesso ci sono materiale riciclato, ma la stessa cosa vale per i sedili, per il materiale di riempimento dei sedili, per i tappetini, eccetera, eccetera. Oppure il legislatore prevede che le strutture politiche, le amministrazioni provinciali, l'amministrazione regionale, tramite degli accordi di programma e tramite anche gli appalti pubblici, incentivino l'utilizzo di rifiuti che quindi non vengono più ritenuti tale rifiuti, ma vengono trasformati in materia prima seconda attraverso degli impianti di riutilizzo, attraverso degli impianti che trasformano quello che è un rifiuto in materia prima seconda, no? Quindi per esempio riempimento, pavimentazioni massicciate, eccetera eccetera, con dei rifiuti di tipo inerte e quant'altro. Le amministrazioni dovrebbero proporre l'utilizzo di carta riciclata, tanto per fare degli esempi, per capire che cosa è sempre nella prima R, riduzione dei rifiuti, quell'esempio che portava il sindaco di Amaroni, di Capannori, dove non si usa più la bottiglia di plastica che poi diventa un rifiuto, ma utilizzare il contenitore, riempirlo con la... E questo è sempre, rientra nella prima R, nella riduzione dei rifiuti. Il riciclaggio significa prendere il rifiuto e rimetterlo nel ciclo produttivo, per cui da plastica esce fuori nuova plastica, riportandola nell'industria che produce nuova plastica. E noi abbiamo qua a Satriano stesso un esempio, i Boy Scout che raccolgono i tappi di plastica, no? E li portano a Vibo Valentia, dove c'è una fabbrichetta che produce tubi per le acque reflue o che cosa. Okay.
in plastica riciclata con i tappi che si raccolgono. Ma, questa... Quindi i Boy Scout fanno una piccola opera i Boy Scout ambientale, forse ci guadagnano qualcosa. Ci guadagnano qualcosina, ecco. Certo, che poi ovviamente devolvono. Per... Sarebbe in realtà l'industria del futuro questa dei rifiuti? Ecco, una regione raccolgono... come la Calabria, per esempio... che in realtà però è molto indebitata con queste società come la Daneco, che è una holding. Addirittura l'altro giorno leggevo su un quotidiano che nei paesi del centro-nord hanno messo degli avvisi su internet che cercano rifiuti per diciamo alimentare le centrali di smaltimento dei rifiuti che poi producono energia o producono materiali riciclati. C'erano degli avvisi proprio di grossi gruppi che cercavano in tutta l'Europa rifiuti. Allora, tanto per concludere il discorso degli scout, loro raccolgono sia i tappi di plastica che l'olio esausto, l'olio vegetale che noi in cucina usiamo per fare la frittura, piuttosto che buttarlo nel lavandino. I Boy Scout lo raccolgono e poi lo portano a riutilizzarlo. E i cellulari raccolgono. I cellulari. E, poi quindi il riciclaggio, abbiamo detto quindi che era questo qui. Un altro aneddoto che mi viene in mente. Mia madre qualche anno fa aveva una collaboratrice domestica che si portava tutto a casa sua, quello che è il rifiuto organico, quello che è il rifiuto organico e che deve essere portato ad Alli per essere stabilizzato e poi riutilizzato nella discarica come estratto di... lei a casa c'erano gli animali, le galline, i maiali, eccetera, eccetera. Già così si abbatte del 30% la produzione, lo stesso olio di frittura ne faceva sapone, le bottiglie di vetro, i barattoli di vetro se li riprendeva perché poi faceva le conserve e li riutilizzava. Ecco che comunque, voglio dire, tante cose si possono. E in ultimo, l'ultima è il recupero, che può essere il recupero di materia o il recupero di energia. In questo senso il recupero è l'ultima dell'R, nel senso che tutto quello che non è possibile ridurre alla fonte o riutilizzare, ecco, mi viene in mente l'esempio che diceva prima delle scarpe che vengono rivendute a 2 euro, oppure noi in famiglia, chiunque di noi, no, ha avuto dei bambini e poi il vestitino era ancora nuovo, buttarlo significa produrre rifiuti, ulteriori rifiuti, darlo al cuginetto significa riutilizzarlo, sì. e non produrre rifiuti. Invece l'ultima dell'R, il recupero, è tutto quello che non può essere riciclato, perché per esempio la plastica, abbiamo detto, no, può essere riciclata per produrre nuova plastica, ma esempio, andando a mensa all'università dove si fa la raccolta differenziata, vediamo che i piatti di plastica non vengono riciclati, non vanno nel sacchetto della plastica, ma vanno nel sacchetto dell'indifferenziato. Sì. Perché? Intanto perché alcuni piatti di plastica sono realizzati con materiale non riciclabile, ma poi anche e soprattutto perché sono sporchi. Sono sporchi di sugo, di quant'altro. Altro problema analogo è quello dei teli delle serre, che poi si riempiono di terra, di sabbia, e non possono produrre altra plastica. E quindi in questi casi ecco che può essere recuperata la materia o l'energia. Dal materiale organico si può recuperare il compost, che poi potrebbe essere anche una soluzione ai fanghi di depurazione. Altro problema per le nostre zone, no? Miscelando i fanghi di depurazione, che sono ricchi di azoto, con i rifiuti urbani, che invece sono ricchi di carbonio, si ottiene una buona percentuale, un buon rapporto carbonio-azoto. Dal secco invece il CDR. Dal secco invece il CDR, il combustibile derivato dai rifiuti, tutta quella plastica che dicevamo prima, che non può essere trasformata nuovamente in plastica, può andare in un termovalorizzatore, dove il termovalorizzatore, a differenza del vecchio inceneritore, si usano due termini diversi proprio per questo motivo, per capirci, ha un trattamento dei fumi, delle emissioni gassose, che abbatte la quasi totalità degli inquinanti, no? Le regioni europee del nord sono ricche di termovalorizzatori e, come diceva il sindaco poco fa, ci chiedono di mandargli i rifiuti, che gli fa
comodo. Una volta trattati i fumi di depurazione non abbiamo più problema né di diossina né di quant'altro, mentre oggi ci troviamo, e ho portato delle immagini che poi magari sarà possibile vedere, con la valle dell'Ancinale dove un giorno sì e un giorno no vengono bruciati i rifiuti. E allora è meglio il termovalorizzatore o meglio l'inceneritore di casa nostra fatto in maniera brutale e volgare che poi insomma ci crea problemi a noi stessi che sì. Sentiamo un'aria irrespirabile, no? Sì. Perché è inquinata. Vabbè, poi quindi eventualmente quando ci saranno le immagini potremmo dire. Lei sta parlando quindi dell'eventuale necessità di un termovalorizzatore? No, sto parlando di un sistema integrato, ecco, dove la raccolta differenziata si anche integra col termovalorizzatore. Anche il termovalorizzatore, ma anche l'impianto per il compostaggio, sì. Ma anche quant'altro, insomma. Come abbiamo detto prima, l'impianto di Alli non è una semplice discarica, l'impianto di Lamezia non è una semplice discarica. E infatti io le chiedo, ci la sono discarica, questi impianti? Sì, sono stati realizzati per esempio ad Alli e a Lamezia Terme, i più vicini che abbiamo qui nel territorio nostro catanzarese. Però attualmente non vengono utilizzati per immettersi in questo ciclo, per fare questo ciclo? Allora, prevede nel... Sono saturi. Nel sistema... Ce ne vorrebbero... No. Nel sistema integrato la discarica è prevista come smaltimento residuale. I ceneri praticamente. Residuale. Non dovrebbe andarci quasi niente, mentre adesso ci va quasi tutto. Rifiuti zero, secondo me, è un'utopia, no? È un'ottima cosa, anche educativa, obiettivo da raggiungere, però arrivare a zero come rifiuti, secondo me, è un'utopia. Ma quel 10-20% che il legislatore prevede, ecco che non ha altra soluzione se non la discarica. Ma l'altro 80%, sì. 90% deve essere riciclato e recuperato in altro modo. La possibilità di farlo concretamente, va della volontà politica, gli impianti ci sono? Sì, Alli e Lamezia che però oggi come oggi hanno altre province. Hanno risultati opposti, voglio dire, piuttosto che andare il 20% in discarica e recuperare l'80%, va l'80% in discarica e questo perché? Il 20%. E perché evidentemente ancora non si è affinato questo sistema integrato. Non si è affinato, la legge Ronchi la legge Ronchi del 97, a livello tecnico con l'amministrazione comunale di Soverato ne parliamo già dal 94, ancora prima che uscisse la legge Ronchi, il decreto Ronchi, e l'attuale 152 del 2006 prevede, sì. Approfondisce e migliora. Si è parlato in questi giorni, era stata mostrata una foto sul sito cittadino, su uno dei siti Soverato Web, dello smaltimento dei rifiuti dell'ospedale, c'era una proposta di un tuo collega, l'ingegner Benvenuto, che diceva perché non si dotano di una macchina. Acquistare dei compattatori può andare in discarica. No, infatti. Tossici e nocivi, quindi... Si tratterebbe di compattarli per poterli inserire nel discorso del riciclaggio, nel ciclo. No, rientra sempre nell'ambito di quelle buone pratiche. Ci è voluto un po' di tempo per noi per capirlo, giusto per chi ascolta, se non il primo passaggio. I rifiuti quando arrivano in impianto, c'è una macchina, li seleziona. Metti il secco, va bene, che è il metallo, la plastica da una parte e l'organico dall'altra. Il secco diventa CDR e va CDR, quindi va poi nel termovalorizzatore. Invece l'organico dovrebbe andare in discarica. Qui ormai arriva di tutto e di più, non c'è, è saltato tutto, per intenderci. Cioè, se non si capisce questa differenza. Diciamo che siamo ben al di sotto del 10% che forse insomma. Siamo a zero, dice il sindaco. Il problema è che già un mese fa era stata annunciata questa. Perché già quando andammo nell'impianto di Pianopoli, l'ingegnere della Daneco lo disse chiaro e tondo: se ci mettessimo oggi a lavorare, non ci hanno mandato i soldi, se ci mettiamo oggi, tempo permettendo, ci vorranno almeno 2 mesi per fare questo ampliamento. Però lo disse e noi avevamo dato i tempi. A Natale ci troveremo con l'immondizia tipo Napoli. E si è verificato, poi è che bisogna essere maghi per capire certe cose. Speriamo a questo punto che non si verifichi il timore che avete manifestato sulla riva d'estate. Si rimane in questo modo. Lo mandiamo profetizio al commissario adesso, che forse è meglio. Allora, Teresa, volevo concludere. Prego, no, facciamo concludere perché siamo in chiusura, abbiamo sforato tutti i tempi. Quanto posso sforare ancora? No, io solo con le conclusioni. Sì, 5 minuti. Volevo concludere ricordando appunto
che Rifiuti Zero a Capannori è un esempio da, sicuramente da seguire, da approfondire, da guardare con attenzione, ma noi anche qui in Calabria abbiamo delle realtà virtuose, dei comuni virtuosi che vanno citati. Come Saracena, come diceva Sua Eccellenza il Prefetto, che ha superato il 70%. Ma a Catanzaro c'è Sellia anche che ha superato il 70%. Che ha superato il 75%. Con quali costi poi ci ha detto la Sellia superiore, 75%. E quindi come fanno questi comuni hanno avuto riconoscimento, riconoscimento a livello nazionale, prendendo per diversi anni consecutivi, quest'anno ancora Saracena, no, il premio Comuni Ricicloni. Comuni Ricicloni. Saracena quest'anno nel 2012 è stato nuovamente premiato, mentre gli altri comuni tipo Vaccarizzo, tipo Sellia e quant'altro non sono riusciti a raggiungere, perché questo l'esperienza che abbiamo vissuto anche noi qui a Soverata al Satriano, dopo essere partiti con la raccolta differenziata, avevamo sfiorato a raggiungere il 40%, di punti in bianco l'impianto di Alli. Il comune parte, ma poi il sistema lo blocca. Va bene, allora perciò l'ambito territoriale ottimale. Comuni Ricicloni poi fa rima con comuni e qualcos'altro aggiungetelo voi, quindi ecco perché il legislatore prevede l'ambito territoriale ottimale, perché non è possibile gestirlo a livello comunale, ma ci vuole una dimensione più ampia. L'eccessivo frazionamento non porta alle soluzioni possibili. Perciò l'unione dei comuni può essere importante. L'unione dei comuni può sindaco, essere importante. Allora, tra sei mesi non sei partito, guarda, è meglio che te ne vai all'estero. Allora, l'ingegnere ci ha dato indicazioni importanti, mi sembra che alla fine si possano trarre anche delle conclusioni, abbiamo aiutato gli ascoltatori a capire qualcosa di più, speriamo, e comunque basta con l'emergenza, basta mi sembra con il commissariamento, più partecipazione dei comuni e quindi dei cittadini a questo ciclo così vitale, e pressing della regione per cambiare sistema, per metterci finalmente in regola con quello che la legge già dice, avviare questa raccolta differenziata e regalare una nuova vita, una nuova qualità della vita a tutti noi cittadini. Ai nostri figli. E noi ci fermiamo qui, la prossima puntata della Città ne parla verterà sulla questione finanziaria del comune di Soverato e sull'interrogativo sulla delibera della Corte dei Conti sul dissesto o meno. Visto che ho qui il prefetto, io non posso che non approfittare per chiedere cosa ne pensa lei, in una battuta, se questi atti alla fine le arriveranno per la famosa dichiarazione di dissesto, oppure se invece si eviterà e si riuscirà ad accedere al decreto salva enti come essere prospettato. Io sono rappresentante dello Stato sul territorio, solitamente veniamo così tacciati un po' di così lo Stato accentratore, io non mi ritengo un pretoriano miliziano dello Stato accentratore, io penso che ci deve essere quel rapporto di leale collaborazione, come penso che ho instaurato con tutti gli 80 comuni di questa splendida provincia, la stessa cosa che ho fatto a Cosenza con i 155 comuni del territorio cosentino. E aiutarli per quelle che è possibile, aiutarli per far sentire la presenza dello Stato. Solitamente si dice lo Stato è assente, lo Stato non c'è, lo Stato è ciascuno di noi, anche un sindaco era lo Stato, anzi loro svolgono funzioni statali sul territorio. Sono un po' in questa fase storica che stiamo attraversando, hanno tutta la mia solidarietà, perché è tutti oneri e niente onori, che se ne possa dire, questi poveri sindaci con meno trasferimenti statali. Qualche colpa ce l'hanno ovviamente, e loro glielo dico, non saranno loro presenti, perché quando sento dire in quel comune il 50-60% non paga la TARSU, non paga l'acqua, allora io mi arrabbio, allora non è più un problema dello Stato, perché molte volte il consenso poi viene drogato, viene conquistato, ecco, in maniera fraudolenta, non facendo pagare le tasse. Bisogna fare la lotta all'evasione, anche per realizzare quel concetto, pagare tutti, pagare meno. Io so che a Soverato, sulla bocca di tutti, più della metà della popolazione, fino a qualche mese fa, non so se c'è stata un'inversione di tendenza, parecchia gente, si dice più della metà, non pagava il consumo idrico. Ecco, poi il comune ovviamente deve consistente somma al lato, alla Sorical,
che altri tipi di problemi, non è stato il massimo della vita la Sorical, per l'amor di Dio, pure lì ci sono stati problemi. Questo è da fare una puntata sulla Sorical. Insomma, signor prefetto, sì. Lei che cosa... Io dico sempre che sono gli uomini che fanno le funzioni. Sì. Dico, qua ci sono dei sindaci che io stimo, ma non perché sono presenti, lo sanno. E so che lo fanno con molta a volte frustrazione perché vorrebbero fare di più, non hanno le risorse, sono molto vicini ai cittadini, si rimboccano le maniche. Ecco, ci aspettiamo più aiuto anche dal cittadino, perché se una città è sporca vuol dire che pure i cittadini non è che fanno molto. Se i cittadini sentono una piazza, una strada, un parco giochi come voi della stampa non potete solo allisciare i cittadini perché è comodo allisciare i cittadini. Se una città è sporca non perché ha sporco il sindaco, la sporca i cittadini. Quindi io devo dire, cari cittadini, sentite una piazza, un parco giochi, una strada come un prolungamento della vostra casa. A casa state attenti, lo dovete essere pure pubblicamente. Questo voi della stampa lo dovete dire. Va bene, io avete paura di perdere qualche ascoltatore. Che il prefetto mi dica. No, io lo dico, lo perché dico di solito siamo accusati di allisciare i potenti, quindi sono felicissima di questo. Ma su questo dissesto, signor prefetto, pensa che ce la faremo a evitarlo? Guardi, oppure... quando mi arriveranno le documentazioni, perché adesso vedo solo che corrisponde, ovviamente è intercorsa corrispondenza, Corte dei Conti, comuni che... C'era la sezione unita. Certo, il comune sta dando tutte le spiegazioni possibili e immaginabili, perché intende fruire di benefici di quel decreto salva comuni. So che pure Reggio Calabria sta facendo un percorso del genere per evitare il dissesto. Tra altre cose mi dicono che sono già tutte le tariffe al massimo, quindi non è che c'è da aumentare ulteriormente. Quindi al di là della lotta politica, del contrasto, del confronto diciamo a volte anche aspro e surriscaldato che noto attraverso la stampa, una soluzione ci sarà. Non penso che ci potrà essere un ulteriore aggravio per il comune, perché ripeto, già i cittadini pagano al massimo, quindi il comune dovrà valutare evidentemente di vendere qualche bene, penso che abbia qualche bene, anche perché una volta, e questo è giusto, mi dispiace, forse i sindaci non condivideranno, il comune dichiarava il dissesto tanto pagava papà Stato, adesso è giusto che il dissesto solo pagano i cittadini di quel comune, perché vuol dire che hanno scelto cattivi amministratori, così i cittadini sono invogliati a scegliersi quelli puri, casti, intelligenti e soprattutto che servono le istituzioni, ma non è che si servono delle istituzioni per i loro interessi di famiglia, di bottega, di clan o di partito. E su questo diamo l'appuntamento ai nostri ascoltatori a mercoledì prossimo, La Città ne parla. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, le magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più.